il nuovo numero uno del tennis mondiale parla italiano. Jannik Sinner, il tennista 22enne altoatesino, è arrivato a questo storico traguardo non soltanto con la vittoria ottenuta nel quarto di finale contro il bulgaro Dimitrov con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-6, ma anche per il ritiro del tennista serbo Novak Djokovic dopo il suo ottavo di finale avvenuto qualche ora fa. In quell'incontro si era infortunato e il tennista serbo martedì pomeriggio si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha annunciato l'infortunio. A quel punto c'è stata l'ufficialità degli organizzatori degli internazionali di Francia che hanno così dato la conferma dell'infortunio di Djokovic e poi di Jannik Sinner che è diventato il nuovo numero uno mondiale con la classifica che sarà aggiornata lunedì della prossima settimana. A fine partita ha messo in evidenza le sue prime parole dicendosi emozionato di quanto è avvenuto. Ovviamente un pensiero anche per Novak Djokovic che si è ritirato dal torneo ed ha detto anche che cercherà di fare al meglio il suo tennis per cercare di rimanere il numero uno mondiale il più a lungo possibile.